Allora, con questo micro video voglio dimostrare e spiegare come funziona una LIM Smart Board M600 con su di Linux. Non sono per noi, questa classe, questa scuola, questo istituto, ma tutti quelli che vogliono comprare una LIM Linux compatibile, cioè con software libero e aperto. Il bello di questa LIM è che appena si installa Linux e aver configurato nella preferenze la impostazione del monitor 1024x768 con la stessa immagine su tutti i due monitor, funziona perfettamente. Come si può vedere, funziona perfettamente, cioè non c'è neanche da mettersi a collimarla. Però, a parte questa cosa che funziona, voglio far vedere questo nuovo programma Pilot, che nella gestione LIM sostituisce Ardesia, che ormai non è più sviluppato, è vecchio e non funziona più, e grazie a uno sviluppatore francese che ringrazio pubblicamente, col quale abbiamo cominciato un piccolo contatto, ho la possibilità di avere una lavagna come quelle altre, con una serie di opportunità, di griglia, di carta, come voglio io, e mi permette di scrivere ed agire non solo su questa lavagna finta, diciamo, digitale, ma anche se sotto avessi un libro digitale come quelli che hai qua te, una pagina di giornale, una foto di internet, qualsiasi cosa. Adesso prendo questa lavagna e ci scrivo sopra, scelgo lo strumento, quindi mi scelgo, che ne so, un pennarello viola, un pennarellino così, e scrivo ciao. Vedete che scrivo come fosse sul gesso. Devo andare un po' pianino, però, ma lui va benissimo. Il bello di questa cosa è che io, questo programma si chiama appunto Pilote, posso spostare quella paletta là dove voglio, Pilote, là. Che posso salvare, stampare, memorizzare sia nella versione del programma che domani si rimetto le mani in continuo, o in PDF, e quindi lo stampo, lo consegno, faccio lo salvo in PDF, lo scavo sulla scrivania, lo chiamo, lo posso chiamare, che ne so, prova là, ecco, adesso io vado sulla scrivania e mi troverò il PDF, ero lì, prova di Pilote, e fantastico, il mio programma F11 visualizza schermo intero e voi, questo è il PDF che ho fatto con Pilote, come vedete è fantastico, questo si può fare. Allora, quando si sceglie la LIM, una cosa importante da fare è sceglierla compatibile con tutti i sistemi operativi. Questa mi permette di usare tutti i miei programmi, lettore vocale, posso fare quello che voglio, posso scrivere e sentire per bambini piccoli, però posso scrivere e sentire, cosa che sarebbe impossibile con altri programmi. Aprendo LibreOffice, clicco qua e sento, apro un documento di testo, ci faccio vedere, la configuro, gli dico ha scelto questa voce, ok, ho scelto la voce, leggi le parole che scrivi, fai lo spelling, ok, ah, dovevo confermarlo, la leggi, se conferma, ok, adesso io scrivo, avvio e sento sentito? Avete sentito cosa ha scritto? Casa, quindi scrivo e sento se voglio. Bene, dopo questa bellissima dimostrazione che ho fatto in 448 senza molta preparazione, ringrazio il nostro cineoperatore che si chiama Andrea. Qua siamo in una classe a Verona, la classe Viva Viva. Ecco, vi ringrazio del silenzio, Francesco Fusillo, per Sodellino, Linux e le LIM interoperabili. Grazie e spero.